significa notte dei non morti. L'ho imparato stasera, mentre cercavo di ripassare il poco tedesco che so. Comunque, questa storia si è svolta in un edificio in cemento, in un aeroporto dalle parti di... non mi ricordo. Ricordo che era piccolo rispetto a quelli moderni. C'era nebbia, se non ricordo male. Non molta e sicuramente non abbastanza da entrare nell'edificio. Mi è tornata in mente una cosa, però. Voi non c'eravate. Non all'inizio, almeno. Sono stati altri soldatini USA e Getta a dover affrontare gli orrori di quella terribile notte. O un act, per meglio dire. Ah, ho imparato il tedesco. Bene, bene, bene. Non c'è corrente, a quanto pare. Elettroshock terapeutico, bevande chimicamente alterate, orde di non morti. Trovate la forza di unirvi e rispediteli nelle loro tombe. Puoi pensare che all'epoca l'avevo descritta così. Era un manicomio. Ed era anche un luogo orribile, terribile, triste e deprimente. Mi potrei spiegare per filo e per segno cosa accadde lì dentro, ma sarebbe... Sto esaurendo le munizioni! Orribile, terribile, triste e deprimente. Oh, cazzo! Ma voi non eravate neanche lì finché non siete arrivati. Shinonuma. L'ho detto bene? Imparare il giapponese non mi ha mai attirato molto. In un certo senso, quello è stato il vero inizio per voi. E ricordate il ritorno della cagnetta? O meglio, in realtà era la sua prole a essere tornata, i suoi cuccioli. Erano cresciuti parecchio, Però mostravano i primi segni di aggressività per il cibo. E non era un buon segno. Comunque, un cane arrabbiato è sempre meglio di un gatto. So che non bisogna generalizzare, ma io i gatti li detesto proprio. Kino der Toten, il cinema dei morti. Io l'avrei chiamato un Toten dei non morti. Ma questa faccenda vivi-morti è una specie di ossimoro. Mi piace il termine ossimoro. È stato utilissimo per spiegare tutto il caos contraddittorio che ho dovuto sbrogliare. Comunque, il gruppo 935 era tornato in azione. Stavolta in un vecchio cinema. Non so, forse volevano guardare qualche vecchio film. Là avete visto la casa per la prima volta, eh? O almeno una parte. La stanza di Samantha. Ricordate? No, forse no. Ma fidatevi. Date un'occhiata. È proprio lì. L'ascensione, il cosmodromo russo. Nikolai non ne sa un granché di tecnologia sovietica, ma quella volta i russi l'avevano proprio fatta grossa. Il gruppo Ascensione aveva costruito un razzo pazzesco, addirittura funzionante. Ve lo ricordate, Gersh? Uno pelato, ha combattuto con voi per un po'. Se non sbaglio, Richthofen allora non c'era. Comunque Gersh era finito in una specie di anomalia dimensionale. Perché ficcate sempre il naso in cose che non capite? Certo, i loro esperimenti avevano sfaldato ancora di più la realtà. Ma alla fine vi siete ritrovati ad affrontare delle scimmie. Scimmie spaziali. E di sicuro lo sapete cosa fanno le scimmie. Alla prima occasione quelle stronzette prendono tutto quello che gli capita sotto tiro. E per rispondere a una domanda di Richthofen... No, non mi piacciono le scimmie. Shangri-La, la città dorata. No, ma che dico? La città dorata era da un'altra parte... O almeno lo sarebbe stata se fosse esistita davvero. Comunque, molti esploratori l'avevano cercata, credendo che potesse svelare il portale per Agartha. Wow! Chi erano questi due imbecilli, Brock e Gary, rimasti bloccati in un circolo temporale, condannati a rivivere in continuazione gli stessi eventi? Poveracci! Vi assicuro che queste cose capitano più spesso di quanto crediate. A parte tutto, Richthofen era in cerca di una bacchetta d'oro o qualcosa del genere. Non so perché, onestamente.
adesso è sparita. Da poco. Non preoccupatevi, me ne procurerò un'altra. Però in questo punto dello spazio e del tempo, la situazione era un continuo crescendo. Richtofen. Richtofen pazzo. Richtofen malvagio. Ve lo ricordate? Ha fatto esplodere la Terra. Ma il suo piano non ha funzionato, a quanto pare. Sempre che ne avesse uno. Alla fine si è offerto di aiutare dei poveracci sopravvissuti all'apocalisse. Da dove comincio? Sì, eravate ancora vivi, dopo che Richtofen aveva distrutto la Terra. Samantha era confusa, si stava ambientando nella nuova casa. Anzi no, lei era imprigionata, fuori dalla realtà stessa. Liberarla sarebbe stato un grande passo nella giusta direzione. Però statemi a sentire. Ricordate che l'ordine in cui vi capitano le cose non rispecchia per forza quello in cui sono realmente accadute. In ogni caso, comunque la vediate, quello era davvero l'inizio della fine. Oh, la fine dell'inizio.